Ciao ragazzi, la recensione della mia bici fatta da Maurizio Morelli. Maurizio, ti è piaciuta la bici? Bellissima. Allora, questa è la nuova bici elettrica di 1000 accendini, con motore Bosch Performer. Cioè, questo performa sto motore, eh? Allora, cominciamo da davanti, le ruote. No, inizio allora. Telaio, il cuore, no? Il cuore della bicicletta è il telaio. Sì. Telaio d'alluminio. Parla forte, Mauri. Telaio d'alluminio è pure saldato bene, belle saldature. Ah, le saldature vede Maurizio sempre, eh? Quindi saldature le ha provate, da Maurizio Morelli, ok. Sì, dalla saldatura si vede che il lavoro è una delle persone buone, è stato fatto bene. 27,5 le ruote, scritto. Ruote 27,5, vedi, io ancora non sapevo dove leggere. Poi quest'altro, 3.0. Sì, vabbè, queste sono tutte le cose di Lombardi elettrica, sono i numeri che danno loro per identificare la bicicletta. Sì. Motore Bosch. Bosch, il motore è il top, il migliore che c'è sul commercio, ragazzi. Bosch Performer. Bosch elettrico, questa è la sua batteria a posto nel porta borraccia. La batteria, devo dire, rispetto alla batteria che c'avevo prima, a parità di energia, questa è molto più leggera e anche con la doppia. Ma è cascato, ma continuo a registrare. Anche con la doppia possibilità di ricarica, cioè si può ricaricare sia qui, scusate che mi dicono che non metti a fuoco mille accendini, è vero, devo toccare. Si può ricaricare sia qui che una volta sfilata la batteria con la sua chiave messa qua, si ricarica anche a casa volendo. Computerino di bordo. Il computer è una favola, ragazzi. Allora, Maurizio. Questo è veramente bello, guarda. Allora, questa schermata ti dice quanti giorni so che la uso in totale, 6 giorni, quanti euro ho risparmiato? 3 euro. Vedi, usando la bici rispetto alla macchina, facendo il parità di chilometri. Poi dopo premendo. Fai vedere, c'hai il joystick qui di lato, no? C'ho il joystick qua di lato, volendo invece c'è anche il joystick suo qua. Con la schermata. Guarda, nel computerino sono rimasto proprio entusiasta perché è veramente bello. Vedi, ti fa vedere il tipo di assistenza, questo così a basso da turbo va a finire a eco. Oh, eco la dovresti provare, eco è... sì. Non si capisce che è elettrica. Prezzo praticamente... costa, non lo diciamo. 2009,90 prezzo di listino, ma questa è le ultime del 2016. Nel 2017 simile costerà 3.500 di listino, però avrà delle migliorie, tra cui la miglioria più importante è la batteria, che sarà 500 watt e non 400. Poi chiaramente cambiamenti... Guarda, dal manubrio passiamo alla sella. Sì. La sella questa non era di serie c'era una molto bella da mountain bike, io l'ho voluta più comoda. Ho fatto bene, Mauri? Sì, antiprossima. Ho fatto bene a piala, perché rimane con l'estetica simile, adatta insomma a una mountain bike, però sicuramente... Le ruote sono fighissime. Le ruote, ragazzi, allora, le ruote, eccomi qua, mi inquadro insieme a Maurizio, le ruote sono... E praticamente un ammortizzatore. Io con queste ruote qua mi sembra di averci una bia ammortizzata in pratica, perché vediamo qualsiasi discesa la grandezza, ecco, c'è scritto qua in quadra. Allora vediamo, 27,5 per 2,80 di spessore, 2,80. Tu calcola che le mountain bike normali da competizioni uso il 2,10 massimo, 2,10. Questo 2,80 da metà strada cross country, come questo telaio, poi quelle da downhill hanno lo spessore più grande, questo è 2,80. Quindi posso montare anche le fat bike, quando mi va le tolgo e ci metto proprio le ruote fat bike. Lo spessore c'è, guardate quanto spessore c'è, ci avanza un dito a destra e un dito a sinistra, e quindi posso, il cambio com'è? Buono, Maurizio? 10 rapporti, l'XT della Shimano, è ottimo. È quanto ottimo. Costa questo, un cambio 10 rapporti? Guarda, solo il cambio questo dovrebbe stare su le 100 euro, no, un'ottantina di euro. Solo sto pezzo qua, pensate, se la bici tutta sta a 3.000, i componenti sono buoni, pure le ruote sono di marca, sono le Schwamber, quelle là tedesche, sì, non sì, so sì. Le ruote, quelle che usano le mie, queste non so, copertone da 10 euro, sono proprio questo buoni. Questo lattice bisogna mettercelo. Sì, messo il lattice, due belle singole. Guarda il forcellino, questo è un'unica fusione, vedete? Parla forte, Mauri, unica fusione. Parte da qui, questo è l'unico pezzo che poi è stato saldato sulle canne, la saldatura è uno. La saldatura è diversa rispetto a quelle altre, la saldatura del forcellino, vedi? Due. Non hanno lo stesso attrezzo con cui saldo, perché di sopra si vedono le saldature a bottoncino. Magari è stata fatta in maniera da essere un po' più robusta, come una fusione, forcellino cambiabile da questi due viti, si stacca, si cambia il forcellino. Se cadi si rompe il forcellino, capito? Non si rompe il telaio, si rompe questo pezzo d'alluminio che è intercambiabile.
Va bene. Ottima bici. Mauri, dimmi, senti, il fatto che non c'è il proteggi catena, che è proprio tipo le cose, no, che ne sentirò la magandanza. Come è fatto il telaio qui sotto? Questo è il telaio, questo è un unico pezzo. Quindi se noi smontiamo il motore, rimane, vedete, questo è la forma del telaio, viene giù la canna, poi fa di questo. In maniera che io l'ho visto questi attacchi, ci vanno vari motori che hanno tutti questa forma di cioè tutti i Bosch, no, più che altro no, tutti col Bosch. Cioè potrei mettere o il Bosch Performer o il Bosch normale. Poi per finire la forcella, che è veramente bella, eh. La forcella, allora, la forcella, quanto costerà una forcella così, Mauri? Ah, il prezzo adesso di questo modello non lo so, è un Assunto RSR, bella, vedi? Dai spessori. Ah, a proposito, voi, ragazzi, se voi ci avete da dimmi. Ecco, io qui, vedete, c'è un attacco, ci posso mettere la luce? Potete mettere a fuoco? Sì, okay. Questo è bloccato il rinfrangente pure, la lampadina, poi attacchiamo. Io qui ci voglio mettere una lampadina, poi ci metterò, ragazzi, tra poco mi arrivano, prossima settimana mi arrivano, portapacchi per le ruote davanti, due borse, e nelle borse ci metterò fissa la batteria che alimenterà una bella lampadina. I freni sono a disco idraulici, sempre della Shimano. Quanto costeranno questi freni della Shimano a comprare a parte? Il prezzo adesso 10 euro più 10 euro meno, lo so, comunque penso una sessantina di euro all'uno. Quindi almeno più di 100 euro solo dei freni, sì, ci stanno. Sì, sì. Quindi tutto componenti ci stanno. Il disco, perché il disco viene da 20 euro, la pinza, il freno, più o meno. Comunque bella bici, votatela. Va bene, ragazzi, guardate che figata, qui ci ho messo il coso, vi faccio vedere qua davanti, ci ho avuto problemi con questo, perché essendoci il computerino, questo qua non ci arrivava, però vendono, aspetta, lo stacchiamo, piglio in mano, Mauri, piglio in mano, tira in su, dai, allora questo qua praticamente l'ho segato e l'ho bloccato con le fascette, però lo vendono allargato, costa 30 euro, questo pezzo di plastica 30 euro, mo ce l'ho adattato. Questo tiene, sì. Sì, a te ne tiene, però insomma un top youtuber con tutti i soldi che ho non li posso spendere intero, mi compro proprio quello buono, mi compro il suo proprio. Va bene, dai, ok. Allora metti Mauri, fai vedere se la fai. Prima sopra. Che bici, ragazzi. Che bici. Ah, il cavalletto Mauri. Guarda. Comunque se la segavi io te lo puntavo. No, non ce ne andava, facevo. Ti tiravi più qua. No, ci ho provato in tutti i modi. Guarda il cavalletto. Oh, comodo il cavalletto per la bicicletta. Lombardo non gli aveva fatto l'attacco. Qua è sbagliato. L'ho messo con questo, ma che non lo muove manco un bambino. Guarda, l'ho stretto, bene. Era fatto così perché c'era un altro pezzo che volendo si attaccava qua. Arrivava da qui a qui. Però. Ha fatto bene. Però non ci arrivavo fino a lì, quindi alla fine ho montato solo il pezzo sotto. Sembra buono, speriamo che tiene, che il cavalletto è fondamentale per far cicloturismo. Che una volta che ci hai messo le borse ci saranno. C'è il numero di telaio, vedi? Eccolo qua il numero di telaio, così lo memorizzo, se me la rubano vado a cercare su YouTube. Bene, dai, ti saluto, io vado. Ciao Mauri, ciao, mettete pollici in su.